Oggi il Figlio di Dio è nato, tutto cambia, non siamo più soli e abbandonati. Papa Francesco ha aperto così la sua omelia della messa per la notte di Natale, celebrata nella Basilica Vaticana. Per questo non c'è più posto per il dubbio da lasciare agli scettici, né per l'indifferenza che domina il cuore di chi non riesce a voler bene, né per la tristezza, perché Gesù è il vero consolatore del cuore. Restiamo in silenzio e lasciamo parlare Gesù, ha detto allora il Papa, e se lo prendiamo tra le nostre braccia e ci lasciamo abbracciare da Lui, come ha fatto al termine della celebrazione il Pontefice, prendendo tra le braccia la statua del bambinello, ci porterà la pace del cuore, che non avrà mai fine. Perché questo bambino ci insegna che cosa è veramente essenziale nella vita. In una società spesso ebbra di consumo e di piacere, di abbondanza e lusso, di apparenza e narcisismo, Lui ci chiama a un comportamento sobrio, cioè semplice, equilibrato, lineare, capace di cogliere e vivere l'essenziale. In un mondo che troppe volte è duro con il peccatore e molle con il peccato, c'è bisogno di coltivare un forte senso della giustizia, del ricercare e mettere in pratica la volontà di Dio. Dentro una cultura dell'indifferenza che finisce non di rado per essere spietata, il nostro stile di vita sia invece colmo di pietà, di empatia, di compassione, di misericordia, attinte ogni giorno dal pozzo della preghiera. Possano i nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia guardando Gesù bambino, sul cui volto sono impressi i tratti della bontà, della misericordia e dell'amore di Dio Padre, ha concluso Papa Francesco, che ha portato il bambinello in processione fino al presepe, accompagnato da 15 bambini di diverse nazioni, tra le quali quelle visitate nei viaggi apostolici del 2015 come Centrafrica, Filippine e Stati Uniti.